E siamo qui in un nuovo episodio della serie Resoconto Osservatore, altro episodio importante e altri giocatori da seguire. Partendo da un match molto interessante di cui mi sono visto il primo tempo, i primi minuti del secondo, ovvero quello tra Independiente del Valle e Cerro Porteño. Parliamo di Copa Libertadores Under 20, match che ha visto l'Independiente di Kendry Páez, che non ha giocato questa partita, ma comunque in squadra c'è anche lui, nell'Independiente prima squadra, calciatore prossimo sposo del Chelsea, e a parte questo, Independiente che vince per 3-1. Dopo un primo tempo in cui mostra maggiori qualità, perché fa la partita, perché gestisce il possesso, parte dal basso, rischiando qualcosina, però gestendo bene la palla e creando anche delle buone situazioni, tra cui quella che porta poi ai due gol. I due gol, che il primo nasce da questo ottimo cambio gioco di Ochoa per Herrera, il quale mette questa palla in mezzo su cui arriva Klinger, che da fuori trova un bel gol. E poi al 40esimo ancora Ochoa intraprendente, che ottiene questo calcio di rigore per fallo di Brites in area, e Mercado che segna il calcio di rigore rischiando, perché il portiere la tocca in maniera anche vistosa, ma non impedisce che la palla entri in porta. Quindi un buon Independiente che mostra delle buone doti contro comunque un Cerro Porteño che pressa anche con intensità e che quando riesce a verticalizzare, a ripartire, comunque i suoi pericoli li riesce a creare. Tanto nervosismo in campo, questo c'è da sottolinearlo, tanto agonismo, tanto nervosismo, ma per quanto riguarda i giocatori da sottolineare, nel Cerro Porteño il numero 10, Alexis Fortuna, giocatore di qualità, di eleganza, fuori dal comune, trequartista classe 2004, gioca in questo 4-3-2-1, perché i paraguayani giocano con due trequarti dietro la punta. Lui si aggira molto a sinistra essendo mancino di piede, ma giocatore dalle qualità straordinarie e che poi ha trovato anche il gol per il Cerro Porteño nel secondo tempo, ma non è bastato. Assolutamente profilo interessantissimo. Ce ne sono tre, secondo me, invece, nell'Independiente. L'esterno, che oggi ha giocato da quinto, che di professione fa il terzino, per Herrera, che ha fatto anche l'assist nel primo gol, classe 2004, giocatore valido, tanta corsa, tanta resistenza, buona tecnica di base, devo dire terzino bravo in entrambe le fasi, che spinge tanto ma che comunque è anche attento in fase difensiva, quindi giocatore assolutamente da tenere in buona considerazione, così come i due mediani. Il primo è Mercado, che è già nel giro della prima squadra, parliamo di un 2003, lui può giocare anche come trequartista. In questo match ha giocato nei due mediani, come detto, ha grosse qualità dal punto di vista tecnico, ha anche tanta personalità, forse a volte anche troppa, forse a volte eccede in termini comportamentali, però è un giocatore tecnicamente validissimo, che batte anche calci di rigore e che può sicuramente crescere ancora tantissimo, così come il compagno di reparto Ochoa, che è un 2005, quindi due anni più giovane, altro giocatore di grande personalità, di ottima tecnica, tanti cambi di gioco, ottima visione di gioco e giocatore sicuramente importante. Può lavorare meglio in fase di interdizione, sicuramente, però è un profilo assolutamente interessante e che monitorerò meglio. Secondo match che mi sono recuperato, quello tra Cuiabá e Santos, valevole per il campionato brasiliano, match di bassa classifica visto che il Santos è partito molto male in campionato, ha cambiato anche la guida tecnica ma sembra non servire. Un 3-0 che tra l'altro matura nel secondo tempo. Io mi sono recuperato in particolare il primo tempo di un match sicuramente intenso e a livelli importanti dal punto di vista agonistico, non allo stesso modo dal punto di vista tecnico, tanti errori, tanti passaggi sbagliati, tante imprecisioni, un Cuiabá molto pericoloso sui calci piazzati,
un Santos che rischia di rimanere in 10 perché il terzino sinistro Inosensio, da ammonito, commette un fallo molto in zona comunque pericolosa, è rischiato il secondo giallo, però per il resto un primo tempo privo di grandi spunti, a ritmi discreti e privo di grandi occasioni, se non una su calcio piazzato per il Cuiabá e un'ottima risposta di João Paulo, il portiere del Santos, e un'occasione importante nel finale per Marcos Leonardo, però per il resto poco. Nel secondo tempo esce fuori il Cuiabá, che ne fa tre e porta a casa i tre punti. Menzioni d'onore, partiamo da qui, due giocatori importanti, ovvero Steven Mendoza, che è arrivato da poco dal Ceará, quindi sempre comunque del campionato brasiliano, parliamo di un esterno classe 92, che a questi livelli deve fare di più, però sta un po' soffrendo come tutta la squadra, ma molto bene anche Daverson, attaccante classe 91, che ha un passato importante anche in Spagna, da noi in Europa, e che ormai da diversi anni è tornato in patria, in Brasile, e comunque sta segnando diversi gol con il Cuiabá, quindi per lui giusto era menzionarlo. Ma da sottolineare in prospettiva, secondo me, assolutamente Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos, che ha giocato anche il Mondiale Under 20 contro l'Italia, segnando tra l'altro una doppietta in quella partita, se non vado errato. Un buon attaccante, veloce, che attacca bene la profondità, tecnicamente valido, profilo certamente interessante, segna poco perché viene poco servito, però anche lui deve, secondo me, cercare di proporsi un po' di più. È un giocatore che comunque si spende, pressa, lotta, nonostante fisicamente, soprattutto in Brasile dove ci sono dei difensori veramente rocciosissimi, fatica un po' a tenere i duelli, però un attaccante secondo me valido sicuramente, che può ancora affinarsi e credo ha tutto il tempo per poter farlo. Terza partita che mi sono recuperato, quella tra Tucums 2000 e Netta, seconda volta che mi vedevo il Tucums, credo forse la terza che mi recuperavo il Netta, una partita tutto sommato equilibrata in realtà, a ritmi abbastanza bassi, con il Netta che spesso è costretto a lanciare lungo dalla difesa, perché il Tucums, devo dire, ha pressato bene a centrocampo con intensità, non facendo passare l'azione per i due registi, che sono tra l'altro i giocatori che seguiamo e i più interessanti della rosa del Netta, ovvero Vapne e Sinaievs. Quindi un Netta che alle volte e spesso ha dovuto lanciare lungo, praticamente però consegnando palla ad un Tucums poco incisivo, che ci ha provato in alcune situazioni, però poche occasioni se non quella poi del gol del Netta, che arriva al 38esimo dopo una buona azione sviluppata sulla sinistra. Vapne in area si gira e trova il gol del vantaggio, poi la pareggerà nel secondo tempo Crankmanis per il Tucums. E una partita giocata bene da parte di Vapne, sicuramente, che quest'oggi ha giocato più avanzato rispetto a Sinaievs, perché Vapne gioca più dietro le punte, accompagnando spesso l'azione offensiva, e è risultato oggi il più pericoloso della squadra. Sinaievs invece resta un pochino più dietro nelle azioni offensive per dare manforte alla difesa. Ecco, Sinaievs ha toccato anche pochi palloni, quindi discreta prestazione. Vapne è certamente importante, e dai suoi piedi e dalle sue giocate partono poi i principali pericoli della squadra. Ma voglio aggiungere due giocatori interessanti, uno per parte. Nel Netta il terzino sinistro Zurab Rukadze, terzino classe 2003, georgiano, calciatore interessante, un buon terzino che ha corsa, terzino soprattutto difensivo, che allora in termini di duelli fisici con Crankmanis, che comunque adesso vi racconterò perché seguirò anche lui, comunque con Crankmanis alle volte ha sofferto dal punto di vista fisico, anche per caratteristiche, perché Crankmanis è un giocatore molto alto, ma tiene bene, alla fine diverse volte è riuscito a metterci il piede, a impedire il cross,
giocatore bravo, attento in fase difensiva e ha anche una discreta tecnica, quindi profilo interessante, così come anche Crank Manis, che oggi è andato in gol, esterno classe 2003, quest'anno per lui già 5 reti, un buono score considerando il suo ruolo di esterno in un Tucums penultimo in classifica, o meglio non penultimo, però comunque nelle zone basse della graduatoria di questo campionato lettone, ed è un esterno destro, in particolare molto molto alto, però tecnico, grande accelerazione, perché ha un'accelerazione incredibile, Crank Manis, molto molto veloce nel lungo, e profilo altro molto interessante che certamente sarà da seguire meglio e che credo nel campionato lettone possa scalare le gerarchie, diciamo, e andare in squadre anche importanti, vista la giovane età. Parlando di giovani, altro match che mi sono recuperato, il primo tempo di Polonia-Portogallo, l'apertura dell'Europeo Under 19 che vedrà l'Italia impegnata, che sta vedendo l'Italia impegnata, almeno nel momento in cui sto registrando, e che ha visto il Portogallo vincere per 2-0, un gol per tempo, il primo che è arrivato dopo soli 3 minuti, con un gol di Bra su calcio di punizione, gol di testa con la difesa polacca che si è fatta trovare impreparata. Un primo tempo però anche qui a ritmi non altissimi, una partita gestita da parte del Portogallo che fa molto possesso, spesso sterile perché poi verticalizza poco, verticalizza molto poco, cioè è messo molto bene in campo la Polonia, molto messa bene in campo, nonostante fatichi molto a mantenere il possesso, spesso è costretta ad alzare il pallone anche prima dell'aggressività degli avversari, però devo dire che in termini di posizioni in campo la Polonia le tiene bene, quindi una partita che si è sviluppata molto a centrocampo con poche azioni da gol da entrambe le parti e tutto sommato un Portogallo che ha gestito poi il vantaggio che ha ottenuto nei primissimi minuti. Diversi giocatori interessanti però, partendo da Urbanski della Polonia, parliamo del regista, classe 2004, calciatore ex Bologna, sì, perché si è svincolato, ad oggi risulta essere svincolato, secondo me interessante come profilo, è vero che dall'anno prossimo non so più se sarà, no in realtà dovrebbe ancora essere teoricamente under in primavera, cioè disponibile per giocare in primavera. Parliamo di un regista dalle buone qualità tecniche, dall'ottima visione di gioco, che alle volte si nasconde un po' troppo, tipo contro il Portogallo secondo me doveva farsi più vedere, perché dai suoi piedi possono nascere tante azioni pericolose, quindi deve essere più propositivo, però è un giocatore valido sicuramente che ecco, inserito in una primavera di una squadra anche di Serie A può starci benissimo. Poi due calciatori portoghesi secondo me da seguire, Bra, il difensore centrale classe 2004 che voglio rivedere meglio anche contro l'Italia, perché si è visto poco in fase difensiva quest'oggi visto che la Polonia ha attaccato poco, però è un centrale pericoloso di piazzato, lo ha dimostrato nell'occasione del gol, ma soprattutto ha fisicità, è bravo e attento nelle chiusure, nei duelli aerei, profilo interessante, ripeto, da valutare ancora meglio. Molto interessante però anche Gustavo Sá. Ah, tra l'altro ricordo, Bra gioca nel Porto. Gustavo Sá è un trequartista, 2004, che allora alle volte tendeva ad allargarsi a sinistra, diciamo occupando la fascia sinistra, però spesso ha giocato tra le linee, quindi nella zona centrale del campo, sempre nella parte sinistra, spesso però è venuto anche indietro, quando i difensori palleggiavano tra di loro, per far impostare l'azione dal basso, comunque per far partire l'azione dai suoi piedi. Un calciatore tecnico, molto valido, che milita nel Famalicão e che credo abbia delle buone e anche ottime potenzialità, quindi anche lui da tenere in grande considerazione. A questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.